sua mia cara The Voice of Hospitality e benvenuto allo Skoll, cena natalizia di gala, ma soprattutto gli awards di Skoll, le premiazioni. Io ho dato anche una mano assieme a Vinicio Borsi questa serata in questa location meravigliosa. E allora, io so che c'è un grande ritorno, è vero, all'interno della famiglia Skoll, ne vogliamo parlare? Sì, è vero, io facevo già parte dello Skoll in passato, ho ricoperto vari ruoli, sono stato sia tesoriere che consigliere, poi è stato il Covid, quindi mi sono allontanato anche professionalmente, non ero a Roma, adesso sono di nuovo a Roma e quindi con piacere ho ritrovato gli amici, Vinicio, Luigi Sciarra e gli altri, e con piacere rientrerò da quest'anno nello Skoll. Emozionato, felice? Molto felice, bellissima serata, bello ritrovare gli amici, tutti gli amici anche degli anni passati, davvero una bella serata, sono contento. Avete proprio la base dello Skoll, è l'amicizia, io vedo una parola che viene spesso, insomma, ricorre, no? È proprio uno dei leitmotiv di questo club, che è quello dell'amicizia, di darsi da fare per gli altri, è quello che facciamo, diciamo, nel nostro lavoro, nella nostra professione. Visione futura del 2024? Io personalmente faccio consulenze, faccio formazione, seguo tante strutture alberghiere, quindi ho delle start-up su Roma, sto facendo delle cose in Riviera Romagna, diciamo, andiamo avanti sempre su questo cammino, sempre bocca al lupo. Bocca al lupo. Buon lavoro e buon Natale. E grazie a Vinicio, grazie.